confronto su questi temi, insistendo sul dovere di difendere il diritto a migrare, no? Ci riporta subito al titolo di oggi, migrare è umano ma è anche un diritto, e ci avvertiva ieri Ferraioli di non doverlo mai dimenticare. Ed è vero che forse lo stiamo un po' dimenticando in questi anni in cui ci sono state alcune istantanee che hanno chiarito come oggi ci troviamo in una situazione inedita, perché se fino a qualche tempo fa, diciamo, ci bastava dire che una cosa, una politica, una scelta è sbagliata perché viola i diritti fondamentali, oggi siamo costretti addirittura a diventare una nuova grammatica di cui ancora siamo sprovvisti per difendere l'esistenza stessa di quei diritti che sono oggi messi in discussione. Questo è stato un salto, diciamo, verso un livello ancora più basso della retorica politica. Ci sono alcune istantanee di questi anni che vorrei consegnarvi brevemente. Se pensiamo a quello che è successo ai Domeni, dove ci hanno raccontato MSF di proiettili sparati all'altezza bambino, se pensiamo a quello che abbiamo visto sull'isola di Lesbo, nell'hotspot di Moria, dove addirittura in uno di questi pre-removal center, si chiamano, no? Che poi anche la parola la dice lunga, sono i centri dove si aspetta di essere rispediti in Turchia, ai sensi del cinico accordo che ha bloccato 17.000 persone in condizioni inumane su quelle isole. C'erano delle persone con le unghie, le abbiamo trovate con le unghie lunghe, lunghissime, e ci dicevano non ci danno nulla per tagliarle. Ecco, se pensiamo a quello che è successo a Como, quando 500 persone dormivano davanti alla stazione, e erano persone che potevano chiedere l'asilo in Italia, ma sceglievano di non farlo, perché conoscono la ipocrisia di fondo delle politiche d'asilo europee, e quindi anche italiane, che si chiama regolamento di Dublino, che è anche la ragione per cui si fa la scelta ignobile di lasciare per 20 giorni in mare delle persone a cavallo tra la notte di Capodanno, di Natale e di Capodanno. Ed anche lì qual è il motivo di fondo per cui Malta non fa sbarcare queste persone? Si chiama una volta ancora regolamento di Dublino. Allora io credo che l'immigrazione sia utilizzata ad arte da questa nuova internazionale dei nazionalisti guidata da Orban, da Salvini, da Farage, da Le Pen, da Trump dall'altra parte dell'oceano, sia utilizzata ad arte l'immigrazione come arma di distrazione di massa. Perché è incredibile la facilità con cui riescono a puntare il dito verso il basso, verso l'ultimo arrivato come fosse la causa di tutti i nostri mali, e non fanno mai l'operazione inversa, quella di puntare il dito verso in alto, verso l'alto, a indicare i veri responsabili di questa crisi e delle disuguaglianze. A me piace fare spesso l'esempio delle grandi multinazionali che nel silenzio assoluto anche della politica nostrana ci sottraggono il futuro, sottraendo centinaia di miliardi di euro all'anno alle risorse che servono per i servizi ai cittadini. Ecco, perché è vero, non dimentichiamo mai che ci sono delle ragioni di fondo per l'insicurezza delle persone, che però è l'insicurezza sociale, che deriva dalla mancanza di risposte su questo tema, di strumenti di sostegno al reddito, di sostegno contro la povertà. Ecco, da lì deriva. Allora, come fare dalla parte nostra a ribaltare questa retorica? Beh, anzitutto con un'operazione verità che ci veda tutti impegnati, perché guardate, abbiamo fatto troppo a lungo, e questa è una responsabilità che investe non solo la politica ma anche il sistema mediatico, abbiamo permesso troppo a lungo che si raccontasse di un'invasione che non c'è. Nel 2016 l'anno di maggior numero di richieste d'asilo in tutta l'Unione Europea sono state 1.300.000, che certo che se le immagini tutte insieme, queste persone, questa umanità in cammino sofferente che attraversava a piedi i confini verso nord in un fiume di speranza, a piedi e scalzi, ricordiamolo. Se le immagini tutte insieme fa impressione, se tu quelle immagini non le contestualizzi, non dai strumenti alle persone per affrontare e comprendere a fondo questo fenomeno e le sue ragioni. Però siamo un continente di 500 milioni di abitanti, quindi stiamo parlando dello 0,25% della popolazione europea, nulla che 28 tra i governi più ricchi e potenti del pianeta non possano gestire con soluzioni di condivisione delle responsabilità come quelle che almeno al Parlamento europeo abbiamo fatto prevalere, perché questo è un fatto interessante che ti dice che c'è già un'altra Europa, ed è quella dei volontari che con Sea-Watch, Proactiva, con SOS Mediterranee hanno sopperito alla grave mancanza di una missione umanitaria europea istituzionale di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, ma è anche quella dei volontari che a Lampedusa accolgono con una coperta, con un sorriso e con un tè caldo alle 3 di mattina. È lo stesso di Cédric Edroux che ha costretto addirittura il Consiglio di Stato francese a ribadire che viene prima il principio di solidarietà. Ecco, o l'Europa rimetterà al centro questo principio di solidarietà oppure non avrà futuro. E non è una questione di difendere i diritti di altri, perché lo sappiamo benissimo che quando accettiamo un arretramento sui diritti di altri accettiamo automaticamente un eventuale arretramento dei diritti nostri. Quindi secondo me, e vado a chiudere su questo, la politica
a sinistra deve riappropriarsi di una grande operazione verità che dia anche gli strumenti per comprendere l'entità di questo fenomeno, ma anche per comprendere un principio banale che vale a livello europeo come nazionale e regionale e locale, e cioè la buona accoglienza è un'accoglienza diffusa fatta di piccole soluzioni abitative, come era sul modello SPRAR, che non a caso viene smantellato dal decreto sicurezza, che ha una straordinaria eterogenesi dei fini perché fa l'opposto di quello che si propone di fare. Ma allora bisogna dirlo con chiarezza, bisogna far saltare questa ipocrisia. Chi predilige le grandi concentrazioni di persone dove spariscono i diritti e dove sì, si infila l'interesse economico e molto spesso il malaffare, perché sono stata anch'io a Isola Capo Rizzuto 3 settimane prima dei 70 arresti per presunte infiltrazioni della 'ndrangheta. Ma scusate, ma se andiamo in un centro dove stanno 1200 ospiti, così li chiamano, e fai una domanda semplice in quella mensa e dici: ma che strumento avete per prenotare i pasti? Perché è un centro aperto dove teoricamente di giorno si può uscire. Fa un po' di differenza a casa mia se a pranzo hai 200 persone oppure 900. E lì ti rispondono: non serve, non serve uno strumento di prenotazione dei pasti. Capite che si sente il puzzo di mafia fino a qui, non c'è bisogno che ci vada uno di noi che può accedere a questi centri. Allora io dico: scardiniamo l'ipocrisia. L'ipocrisia è quella di chi dice decreto sicurezza e in realtà attacca frontalmente il modello di accoglienza diffusa, che è l'unico che prevede trasparenza della rendicontazione, adeguati controlli e adeguati servizi di inserimento nella società, che è fondamentale ai fini di una coesione sociale. L'unica società, ce lo insegna la storia, sicura è la società più coesa. Scardiniamo l'ipocrisia e diciamo chiaramente che chi smantella il modello di accoglienza diffusa è l'unico che vuole fare dell'accoglienza un business. La seconda ipocrisia è quella di chi attacca e se la prende sempre con i migranti irregolari e mai con i padroni italianissimi che li impiegano irregolarmente nei nostri campi e nelle nostre aziende. E la terza ipocrisia, scusate, mi scuso anche per il ritardo, il treno si è fermato in mezzo alla campagna. La terza ipocrisia è quella di chi la battaglia per la solidarietà europea la fa sulla pelle delle persone in mare e non la viene a fare sui tavoli dove si cambiano le norme sbagliate che hanno prodotto questa situazione in Europa. Perché per il regolamento di Dublino abbiamo fatto 22 riunioni di negoziato in 2 anni e non abbiamo mai avuto il piacere di vedere nessun collega della Lega. Allora capite che la vera ipocrisia è quella. Salvini deve spiegare perché sacrifica l'interesse italiano su questo importante tema sull'altare delle sue alleanze politiche con Orban e con gli altri nazionalisti d'estrema destra d'Europa, perché la ragione è tutta lì. E ve la dico solo con questa battuta: abbiamo dimostrato in 2 anni di negoziato che c'è un'altra Europa, persino al Parlamento Europeo, che con una maggioranza storica dei 2/3 ha chiesto di cancellare il criterio ipocrita del primo paese di accesso irregolare, che ha lasciato le maggiori responsabilità sull'accoglienza ai paesi, ai confini caldi dell'Unione Europea, e l'abbiamo cancellato sostituendolo con un meccanismo che obbligherebbe tutti i paesi europei a fare la propria parte sull'accoglienza, ma al contempo valorizzando i legami significativi dei richiedenti asilo, perché sono persone, lo diremo anche oggi in piazza, sono persone, non sono pacchi che possiamo scaricare dove ci conviene. Ecco, io credo che la chiave nostra sia fare una grande operazione verità, fare anche, diciamo, dare insieme alla critica giusta e legittima verso scelte inumane e anche inefficaci, dare una prospettiva concreta di quale politiche alternative si possono fare a livello europeo, a livello nazionale e locale, per dare una risposta a un fenomeno che va da sé, che nessuno Stato membro può affrontare da solo e quindi non può che passare dalla solidarietà europea, nonostante Salvini continui a dire che Dublino non è una priorità perché non è una priorità, è priorità per il suo amico Orban.